21. domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di questa domenica ci presenta la celeberima professione di fede di Pietro. Il luogo di questa professione di fede è l'Odierna Banias, che, oggi come allora, era il sito di tre santuari di epoche diverse per il culto degli dei cananei, degli dei greci e degli dei Romani. Era un pantheon a cielo aperto. Gesù porta lì i discepoli e chiede loro di riconoscere la sua identità, perché la fede si professa di fronte alle idolatrie. Il cristianesimo dei martiri si manifesterà così in ogni epoca, proprio nei luoghi più estranei e ostili. Il nucleo del sito è il culto cananeo, una grotta dall'aspetto inquietante, dove una sorgente di tipo carsico appariva e si inabissava per comparire più a valle. Da qualche anno bisogna notare la sorgente ulteriormente sprofondata, ma bisogna pensare che era ancora operativa qualche anno fa. Sorvoliamo sui magrabi particolari del culto cananeo, che implicava il gettito di bimbi, di figli, di sacrifici umani nella bocca di roccia in cui l'acqua veniva inghiottita, ed era immagine degli inferi, del regno della morte, ed è per questo che Gesù ne parlerà. Gesù imposta il dialogo come una verifica della percezione della sua identità e questo diviene un test per i suoi discepoli, provocando la luminosa risposta di Simon Pietro. Il gioco che si crea è su chi sia chi, cioè sul nome di Gesù prima e sul nome di Simone poi. Cosa c'è di mezzo? I nomi nella Bibbia riconducono alla paternità e Simone, che è figlio di Giona, sa, professa, che Gesù è figlio del Dio vivente. Per questa conoscenza Simone cambia definitivamente nome e diviene fondamento per la fede di tanti altri. È interessante questa definizione di pietra. San Giovanni Paolo II, nelle sue riflessioni giovanili, diceva che divenire pietra vuol dire divenire luogo di passaggio, perché gli altri arrivino a Cristo, cioè pietra come pavimento, secondo il vero significato poi di pontefice, ossia ponte. Ogni cristiano, sacerdote per il battesimo, è chiamato ad essere roccia, pavimento, pietra per la fede altrui, luogo di transizione per il Padre. Ma questa conoscenza di Cristo, che può provenire esclusivamente per dono del Padre, come dice infatti Gesù: né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che nei cieli è anche e soprattutto un'opera di Dio in noi. Su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Cristo la edificherà. La Chiesa è un'opera di Dio, non un'opera nostra. Noi assecondiamo l'opera di Dio in noi, diventiamo luogo di passaggio dell'opera di Dio. Questa Chiesa ha una prerogativa che viene resa con la frase le potenze degli inferi non prevarranno su di essa, questa è la nuova traduzione. Alla lettera il testo greco dice le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, cioè non sono le potenze ma le porte degli inferi, come la vecchia traduzione della CEI riportava. E questa è una notazione pedante, a ben vedere si tratta di un completo rovesciamento di prospettive. Mentre la nuova versione fa pensare che le potenze degli inferi attacchino la Chiesa ma non vincono, nel testo originale la battaglia si svolge alle porte degli inferi, a Banias, dove c'è quell'orribile bocca del nulla che sembra mangiare tutto e costringere alla paura e all'idolatria. Quelle porte non resisteranno, la Chiesa infatti strapperà gli uomini alla morte. Tirerà le persone fuori dalle loro tenebre. Così, infatti, gli orientali rappresentano la resurrezione. Cristo che tira fuori Adamo ed Eva dalla bocca nera degli inferi. Pietro conosce Cristo perché il Padre glielo rivela. Questa non è farina del suo sacco. Lui, che è figlio di Giona, è un dono di Dio. E conoscere il Signore, infatti, vuol dire conoscere la via per tirar fuori l'umanità dal buio. Conoscere Cristo vuol dire conoscere ciò che tira fuori dagli inferi. Conoscere Cristo non è una conoscenza semplicemente intellettuale, ma un'esperienza di liberazione, altrimenti non abbiamo capito perché sono andati a Banias a fare questa professione di fede.